Riportare le persone al centro e riformulare il modo di fare impresa. Nasce con questa aspirazione la terza edizione del Crowdfunding Festival, che venerdì 27 maggio torna al Parco Fenice di Padova per un'intera giornata di appuntamenti a tema. Dopo il successo dello scorso anno, che aveva totalizzato oltre 117.000 spettatori in streaming, il festival rilancia, puntando ad una risonanza territoriale ancora più ampia, in tre città diverse. Quest'anno il Crowdfunding Festival, sempre sotto l'egida di Eurocrowd, l'associazione europea del crowdfunding di Arter, Regione Emilia-Romagna, si sdoppia in tre. Faremo una prima giornata sul crowdfunding artistico e culturale nella città di Roma. A Padova andrà in scena il 27 maggio la parte sulle imprese dell'equity la mattina e il pomeriggio sul donation reward. E infine l'8 e il 9 maggio a Bologna, presso R2B, faremo la parte legata al crowdfunding civico per gli enti pubblici. Cultura, impresa e istituzioni sono ambiti nei quali il crowdfunding, ossia l'arte di raccogliere fondi grazie alle donazioni delle persone, può portare a risultati importanti. Ne è un esempio la società calcistica Clivense, lanciata dall'ex calciatore del Chievo Verona, Sergio Pellissier. In poco tempo la campagna di finanziamento ha già raccolto circa 500.000 euro e lo stesso Pellissier sarà a Padova il 27 maggio per raccontare l'esperienza. Questa può essere una cosa innovativa anche nel nostro mondo, nel mondo del calcio, può essere innovativa per le persone che credono nei progetti sani. Sai esattamente dove vanno i soldi, sai esattamente per cosa, sai esattamente chi c'è dietro. E quindi è una cosa molto trasparente e nella nostra nuova società la trasparenza è all'ordine del giorno. Appuntamento allora al 27 maggio al Parco Fenice di Padova per parlare degli ottimi margini di sviluppo del crowdfunding e ritrovare i principali attori del mercato italiano. Fra questi Lemonway, uno degli operatori internazionali più accreditati per le transazioni da piattaforme di crowdfunding, porterà tutta la sua esperienza in questo delicato momento di applicazione della normativa europea di settore.